Ciao a tutti ragazzi, pubblico di subito un altro video per la seconda parte del wrap-up dei miei libri estivi, ovvero il mio riassunto delle letture estive. Sono stato all'estero, sono stato a Ios, nei Cicladi, in Grecia, ho avuto moltissimo tempo per leggere. Sì, mi auto invidio, il mio obiettivo quest'anno, Reading Challenge 2017, è 51 libri, dovrei riuscirci. Ho un po' barato perché ho letto raccolte di racconti alcuni libri estremamente brevi, di cui anche alcuni nel wrap-up precedente, la prima parte, anche nelle recensioni che sono riuscito a fare ad hoc per ogni libro. Praticamente non sono riuscito, come tempistica, a fare recensioni libro per libro, ci riuscirò per il lettore perché la casa editrice mi ha inviato e ritengo che un approfondimento in merito sia dovuto. I libri che sono stati la prima parte si aggiungono a quelli precedenti che ho fatto in loco a iOS con immagini dal vivo e ora vi parlerò di quei libri che mi sono dimenticato talmente che ne ho letti e vorrei dire oppure perché sto crescendo e quindi sto diventando un pochino aterosclerotico oppure mi sto semplicemente dimenticando le cose, senza simile forse, quelli che mi sono dimenticato di dirvi che io ho letto. Noi di Evgeny Zamyatin, che ho trovato offerta lampo, pare a luglio su Amazon, un libro distopico molto su 1984, di cui di fatto 1984 pare abbia preso spunto. Un libro interessante, distopico, protagonista che alla fine si ribellerà attraverso la conoscenza di questa donna. Tutte queste dinamiche. Poi ho letto per 10 minuti di Chiara Camerano, un libro che non avrei mai letto fuori dalla mia comfort zone, fuori da tutto perché l'autrice non mi ispirava e nemmeno i libri che lei titoli. Questo libro mi è stato semplicemente prestato, essendo andato in vacanza con le bookreader senza alcun titolo cartaceo. Questa mia amica, che saluto Deborah, mi ha prestato questo libro cartaceo, l'ho letto in poco tempo, parla di questa donna che affronterà una terapia che prevede per un mese di fare per 10 minuti un qualcosa, un'attività, andare in qualche luogo, mangiare qualcosa che non ha mai fatto e ne avrà un giovamento per vivere meglio la propria vita, anche questo libro breve, interessante, un libro diversivo, un libro che sinceramente non consiglierei. Per affrontare depressione o momenti di elaborazione, però è un diario di fatto della protagonista, della scrittrice Chiara Camerale. Ho letto, volevo leggere da moltissimo tempo, Sostine Pereira, edito Feltrinelli, una testimonianza, il libro è scritto molto bene, sembra quasi un interrogatorio, un resoconto, una lettura di un interrogatorio di questo Pereira, direttore della pagina di cultura di questo giornale di Lisbona nel periodo della dittatura di Salazar. Rispetto a questo periodo io ho letto un libro molto bello di Pascal Mercier, Treno di notte per Lisbona, di cui hanno tratto un film, anche di Sostine Pereira hanno tratto un film. Mi piace molto il rapporto di Pereira con questo ragazzo che lui incontrerà e che gli stravolgerà la vita e farà prendere coscienza della dittatura in cui lui viveva, durante cui lui viveva a cavallo tra la guerra civile spagnola e lo scoppio della seconda guerra mondiale con i fascismi europei, i nazifascismi europei, i totalitarismi europei, i nazionalismi europei, che poi sfoceranno in quella turpe e barbarie della seconda guerra mondiale, e lui di fatto prenderà coscienza di questo limbo di accettazione in cui viveva, accettando di fatto questa situazione come qualcosa verso cui lui non poteva far nulla se non subirla. Lui ne vivrà un riscatto che poi lui concretizzerà nelle ultime pagine di questo libro diario resoconto. Libro meraviglioso che rispetto a questo mi è piaciuto molto di più rispetto a Noi, per 10 minuti, anche gli altri di cui vi parlerò. E anche questo, in questa seconda parte, è un libro che si va ad aggiungere ai 3 che vi ho citato, che mi sono piaciuti, anche questo è quasi sul podio, Sostine Pereira di Tabucchi. Antonio Tabucchi. Poi ho letto un libro particolare, finalista al Premio Strega qualche anno fa, Il genio dell'abbandono, parla della biografia quasi totale, biografia romanzata di Vincenzo Gemito, scultore, artista napoletano, a cavallo dell'Unità d'Italia, no, a cavallo del fine del fascismo, periodo fascista,
pre-post-fascista, che vive questa sua vita anche dopo, diciamo, non credo forse arrivi, sì, arrivi anche nella seconda guerra mondiale, non credo, forse durante il periodo fascista, quindi Regno d'Italia, periodo fascista, il massimo splendore di questo scultore Vincenzo Gemito, che soffre di problemi mentali. Infatti il libro parte da quando lui viene ricoverato in una struttura psichiatrica, di cui poi lui andrà via, e da lì poi ci saranno flashback del passato dell'artista, di episodi che lo hanno segnato, sul rapporto con le donne, sul rapporto con la figlia e sul rapporto con l'arte, con gli artisti. Il libro è su questo molto bello di Gemito, l'ho sentito parlare attraverso il libro Via Gemito di Starnone, che inizia lo strega e che appunto spunto questo nome della strada con il fatto che il protagonista fosse un artista, questo pittore, padre del protagonista, questo rapporto padre-figlio, questa Via Gemito. Ora invece si riallaccia a ciò Vanda Marasco, autrice napoletana, che invece ha voluto indicare proprio al Gemito un'opera, questa biografia romanzata, il genere dell'abbandono, che cos'è? Lo stesso Gemito, anche quando nella sua infanzia ne nasce particolarmente in modo non, per così dire, consueto, inconsueto, verrà abbandonato sulla ruota degli esposti, verrà affidato a questa donna, ne riceverà amore lui e la famiglia, anche del secondo marito di questa donna. E lui ritiene che questa sua arte, che sa fare questo suo essere scultore, ottimo disegnatore, sia dovuto a questo suo essere stato abbandonato. Quindi lui ha avuto e viene seguito da questo genio dell'abbandono, che poi intaccherà anche la sanità mentale, ma che poi ripercorre tutto il romanzo. Quindi questa arte accompagnata alla follia, questo non essere consueto, l'abbandono visto anche come un qualcosa in più che riesce a far interpretare la realtà e farla vivere attraverso l'arte. Questo è il genere dell'abbandono di Vanda Marasco, un libro molto denso, un libro importante che dà anche un giusto valore alla lingua napoletana, partenopea. Il libro è scritto quasi totalmente in napoletano, ho avuto difficoltà perché parlando in napoletano frequentemente, essendo di Napoli. Comunque, che significa se ne possa apparire all'esterno, ne parliamo tranquillamente e sempre anche in famiglia italiano, non ci scriviamo in napoletano e poi viviamo l'italiano come una lingua straniera. Ma l'intelligenza di questo libro è anche il fatto che riesce a far vedere come all'epoca la lingua parlata di tutti i giorni fosse in larghi strati della società più diretta. Il napoletano, quindi l'avevo voluto scrivere in dialetto senza alcuna traduzione, avrà forse reso ostico a chi non è napoletano la lettura, quindi una difficile forse apertura verso un pubblico più ampio, ma ritengo sia stato anche un'espressione molto intelligente di esposizione della follia inconsueta del genio nell'abbandono di Vincenzo Gemito. Ovviamente appena letto sono andato a vedere scultura che lui ha fatto a Palazzo Reale, la sguescia del re Carlo, e anche tutte le sue sculture, e mi ha rappacificato, mi ha fatto conoscere un pezzo bellissimo della cultura meravigliosa della mia città di Napoli. Quindi, ricapitolando, questi sono stati gli altri libri che ho letto, forse. Posso dirvi che sì, diciamo che sì, riflettendoci in maniera compiuta, ho avuto un'ottima estate libresca, ho avuto un'ottima estate libresca, non faccio tag su questa parola, non mi piace rispondere ai tag anche se vengo taggato, perché mi sembra come voler riempire il canale. Tutti possono fare quello che vogliono, sono direttamente di sinistra, democratico, meglio che lo sappiate. Quindi tutti possono pensare ciò che vogliono attraverso anche dei limiti, senza offendere nessuno, senza essere omofobi, xenofobi, fascisti, comunisti, perché
ritengo che gli estremi si vanno a toccare e essere estremista non è giusto. Sono cattolico, credente, meglio chiarito. Però mi piace parlare di narrativa, che può essere giallo, noir, introspezione, di avventura, fantasy, horror, è perfetto. Non amo erotico, non amo rosa, rispetto chi lo legge, ma non sono libri che leggo. Sui racconti ero un po' restio, ma Trilobiti, Il tempo bastardo, Questa è l'acqua, Sangue di yogurt, sono stati raccolti i racconti che ho letto. E non era un libro noir sotto un punto di vista superficiale, ma ho letto appunto La forma del buio, Maestro delle ombre, Fuggire da Torchese, Il senso del dolore, quindi noir. Sto leggendo Federico Inverni, Prigione della notte, perché farò la recensione quando l'avrò finito, perché tornerò a fare recensioni dirette per ogni libro, perché ritengo sia meglio, perché quando vado a cavallare più libri me ne dimentico, non prendo appunti. Il mio è un canale più artigianale, non tanto da perfezionista, rispetto a chi lo fa, dice che non è perfezionista e ne ha la pazienza, la capacità di farlo. Taglio, come dicevo, non ne voglio fare perché non mi interessano, forse un taglio più interessante è quello di spam di titoli, però corroborare in aula la descrizione, la motivazione perché se ne parli. Forse il taglio è anche un mezzo attraverso questo, forse è un limite che dovrò cercare di cambiare. Mi auguro di collaborare sempre con case editrici, ho collaborato con Giuntini Editore quest'anno con l'Orma Editore, ringrazio, sono stati molto gentili. Svegliare i leoni è il mio libro al momento dell'anno, del 2017, che l'abbia letto, di letteratura contemporanea. Vediamo se quest'anno farò un riepilogherò le mie letture. E a tutti buone letture, ci vediamo presto. Il mio prossimo video, che pubblicherò sempre a breve, sarà di Emma Hamburger, il lettore, una confessione. A tutti un saluto, ciao!